Salve bella gente, qui Gabby e benvenuti su 90 Second Portraits, dove in questo gioco saremo un artista maniaco dell'arte, dove in 90 secondi dovremo creare delle vere opere. E dato che io sono figlio anche di un artista, mio padre fa i quadri, non potevo non fare questo gioco perché ho scoperto appena di avere una vena artistica dentro di me. Quindi il tempo è denaro e tu non ne hai. Purtroppo in 90 secondi dobbiamo fare questi ritratti, questi quadri ai passanti. La nostra giornata di lavoro finisce dopo aver soddisfatto 5 clienti. E allora cerchiamo di soddisfarli. E questa è la prima... Ah no, è il tutorial, ok? Possiamo mescolare i colori, va bene. Abbiamo pure un secchio. Mi sa che il secchio però me lo tireranno in testa a me dopo che avranno visto il mio quadro. Bene, allora buona fortuna, ne avremo bisogno. Oh, e io dovrei colorare questo, ma cos'è? Ma ok, ok, stai fermo lì, stai immobile, che questa è arte. Guardate, guardate la magia dei colori, ragazzi, non preoccupatevi, ho tutto sotto controllo. Allora, il bianco dobbiamo aggiungerci del rosso ed ecco che abbiamo il rosa, sì, perfetto, per fare la sua bella faccia tonda. Ma guardate questi capelli. Questi capelli, madre natura, tu sei magnifica, fai delle persone magnifiche. Questa sì, è tutta arte, anche madre natura è artista a creare persone di questo tipo. Oh, ma devo sbrigarmi. Madre natura però non mi lascia il tempo di finire, quindi dobbiamo colorare per bene qui. Ok, neanche Picasso. E i pantaloni verdi gialli così. Sì, 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 sì. Ragazzi, ragazzi, la cintura gialla di karate. Non so, che razza di gambe, ha delle gambe enormi questa persona. Ho mai visto delle gambe così enormi. No, mi sa che ho sbagliato colore, adesso sembra che si sia pisciato addosso. No, e lo sfondo, ragazzi, lo sfondo notturno. Lo sfondo notturno più blu, più blu. Oh, sì. E mi sono dimenticato però la faccia, facciamole così. Ho i baffetti. Sì, ragazzi. No, tutta la fatica che ho fatto, eh. Oh, madre natura mi manda sempre nuove persone più brave e più belle e soprattutto sane di mente. È sicuramente un folletto dei boschi questa persona. E ha sbagliato il luogo dove mettersi i jeans, ma non si preoccupi. Questi bei pantaloni, questi bei jeans, quindi li abbiamo qua, li riproduciamo perfettamente, perché adesso mi arrabbio se mi date gli F. Abbiamo il rosa per fare il suo bel musetto tondo. È una femen questa, sicuramente. Ma cosa si è messa lì? Perché si è attaccata allo scotch nero? Stava andando tutto bene, poi si è attaccata allo scotch nero, comunque vedete. Come riproduco fedelmente tutto. Mi sa che dovrò anche mettere quello scotch. Quindi, e ora il verde. Il verde dei boschi. E il nero stavolta. Non dimentichiamoci la faccia. Ma ragazzi, ma qui sono uguali, spiaccicati. E infatti voto C stavolta, eh. Chi l'avrebbe mai detto che mi sarei ridotto così a fare delle opere stupende. Ha una maglietta bianca come le montagne. Va in montagna e si mette pure una maglia bianca per non farsi riconoscere. La sua mano in stile ET telefono casa o nano nano. Ecco. Un collo enorme e una faccia bella rotonda con i capelli da Bob Marley tutti... No, non sono i capelli da Bob Marley. Con i capelli normali, quelli ricci che hanno tutti neri poi. Cioè io non ho mai visto un nero con... Io ho visto sempre con i rasta e con i capelli ricciolini così. E la faccia e i denti smaglianti. Oh! Non c'è lo sfondo? Ma grado B! Ci siamo quasi avvicinati al grado A! Oh signore. Oh signore, è un uomo d'affari che fa i suoi affari sulla luna. Ha lo spazio dietro di sé, ma... Certo che io vado in tutti i posti possibili, perché non si guadagna abbastanza sulla Terra. Dobbiamo andare verso tutti gli orizzonti. Quindi qua, ecco, prendiamo questo. Poi per fare le stelle, per fare la luna dietro dobbiamo utilizzare assolutamente il secchio. Quindi facciamo così, buttiamo. Sì, l'astratto è la mia arte preferita. E uno anche in faccia a lui.
E benissimo, ma tanto lui è sempre contento, vedete, è una persona che ha l'ottimismo, si sarà guardato 100 volte la pubblicità dell'ottimismo vola. Infatti guardate com'è felice, che persona felice, si vede anche che con queste guancette che sembra pare un'automobile, la sua faccia, un'automobile stilizzata. Vedete, queste sono le ruote, questo è il luogo del finestrino. Oh, grandioso, ragazzi. Oh, grandioso. Oh, grandioso, ma perché non hanno scelto me? Andremo nei libri dei migliori artisti, ragazzi. Questi quadri io me li salvo dopo sul desktop e li vado a vendere e divento famoso e ricco. Non avete idea di quanto ricco diventerò facendo tutto questo io. Non avete idea, ma mi lasciano poco tempo. Perché mi... poco tempo, facciamo le mani così arancioni, perché lui è arancione in realtà. Il suo caschetto. E la valigia manca! Non c'è la valigia! Ma è andata abbastanza bene. Oh no! Non possiamo sbagliare con il conte Dracula. Il suo colletto bianco indimenticabile. Tutti i conti Dracula ce l'hanno e anche lui non può essere da meno. E la faccia leggermente violacea, così va bene, la facciamo un po' rosa. Perché non abbiamo il tempo, noi siamo artisti e fanno le cose veloci. Vedete, questa è la sua faccia. Queste sono le sue orecchie vampiriche a punta. Appunta, che pare un elfo. Il colletto rosso fatto con il sangue delle sue vittime. E dietro un albero arancione che condisce il tutto. Dracula mi ucciderà! Non uccidermi, ti prego! Non ho avuto abbastanza tempo! Si parte con i dinosauri per poi arrivare sempre al meglio. Allora gli facciamo la sua bella faccia. Questo deve essere abbastanza facile. Oh, non ho proprio fatto il colore esatto, ma non importa. Non penso che si offenderà se lo farò un po' più erbivoro. E questo è il colore dell'erba. Ma ragazzi, che esplosione di colori! Che esplosioni! Ora, dinosauro, non hai le mani per pagarmi, allora... in faccia. Queste guanciotte belle, giganti. E adesso, per non mancare, prendiamo anche il nero. Oh, sì, per fare i suoi capelli quadrati. Quadrati, ma mamma, ho la testa quadrata. Quando ero piccolo gli diceva: non è vero, Pierino, non ce l'hai quadrata. Mamma mia, però è bellissima questa testa, magari averla come lui. Mamma mia, uguali al grado B, $4, chi è l'artista migliore del mondo? Ma qui abbiamo, ragazzi, la gente, ma guardate. Ma questo si è svegliato la mattina e ha detto: sì, perché vivere una vita monotona come tutti gli altri? Io sono un cervo. Con i calzini ha deciso di nascere con... Era così animalista in vita. Che poi io li amo, questi nudisti, perché loro mi risparmiano un sacco di lavoro. Si usa solo un colore. Ma perché non usciamo tutti come madre natura ci ha fatti? Ora dobbiamo fare lo scotch nero. No, nessun dettaglio va mancato qui. È perfetto! È perfetto! Voglio una! Voglio una! Come hai usato? È lui una città che cammina, è lui con questo fisico scolpito che è un armadio, un palazzo che cammina, per quello lui si mimetizza insieme ai palazzi di New York dietro, comunque è grandioso. E da quel giorno Gabby prende una mazzata da baseball, inizia a pestare i suoi clienti per procurarsi il colore rosso. È un ritratto uguale identico, sì! Forse non dovevo far l'artista, ragazzi, mi sa... Vabbè, fatemi sapere sotto nei commenti qual è stato il vostro quadro preferito. E noi... e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. E arrivi davanti alla porta e ci dica: benvenuti in paradiso. Ciao, tu sei tutto bianco. È tutto bianco. Ragazzi, siamo finiti qua dopo aver preso una Dimensional Door. Posto bianco, forse siamo arrivati alla fine, siamo riusciti a superare finalmente gli occhi, siamo sfuggiti al loro controllo. E là c'è una porta di uscita finalmente da questo inferno. Corri, Eve!